Porte aperte alla metallurgica Irpina di Sturno, l'azienda guidata dal presidente Giancarlo Molinario, da anni produce fili, pali e reti metalliche da utilizzare nel settore agricolo e ha così dato la possibilità ad agronomi, agricoltori, operatori commerciali e viticoltori di visitare lo stabilimento a garanzia dell'alta qualità delle lavorazioni. Abbiamo deciso di aprire le porte della nostra azienda proprio per far vedere il ciclo produttivo a tutti gli operatori del settore, in modo particolare agronomi, aziende vitivinicole, persone che comunque lavorano e operano nel settore della viticoltura, proprio per dimostrare e per far vedere a loro quello che comunque è il nostro processo produttivo. Cosa l'ha spinta a investire proprio in questo settore? Ma diciamo che comunque sono circa 20 anni che lavoriamo in questo settore e produciamo questi prodotti, quindi la continuità che comunque c'è nel settore, ma il fatto più di tutto è che comunque c'è un forte incremento di produzione a livello nazionale su quello che comunque è il vino e su quello che comunque è l'esportazione del vino in tutto il resto del mondo. Quindi si punta anche al mercato estero? Certamente sì, oggi ci sono anche rappresentanti di clienti esteri che comunque sono venuti a visitare la nostra azienda. Sì. Si punta sul settore agricolo di pari passo con la crescita del mercato, allargando le prospettive dell'azienda. La metallurgica Irpina continua ad investire in figure professionali e tecnologie avanzate, forte di una ventennale esperienza. Abbiamo aggiunto nell'ultimo anno anche le strutture per i frutteti, sfruttando soprattutto il boom in questo periodo di alcuni frutti, tipo la melagrana. E quindi, come vedete, qui abbiamo le strutture per melograno, abbiamo un tecnico che segue questo settore, oltre a sviluppare ovviamente quelli che sono i nostri cavalli di battaglia, cioè il palo per vigneti, il filo per vigneti. E anche altri settori che il gruppo sta coltivando, però ha puntato molto su questo settore agricoltura perché in questo momento è il settore che è più attenzionato a livello di finanziamenti, a livello di interesse da parte di tutti i coltivatori, tutte le aziende vinicole.